Io sono molto emozionato perché questa non è la prima volta che vengo al Teatro Massimo Bellini di Catania. Io ho già fatto una regia di uno spettacolo molto bello, L'amico Fritz, e poi anche ho collaborato con il Nabucco e poi Storia di una capinera in tutta la città, un film importante di Zeffirelli. Per cui il mio cuore quindi veramente esulta nel vedere il bellissimo, bellissimo teatro che voi conoscete benissimo, e però anche per tutte le memorie che la città e il teatro riaccendono nella mia mente. Quest'anno è l'anniversario del maestro Zeffirelli, che è nato nel 1923, quindi in Italia e in tutto il mondo abbiamo fatto molte manifestazioni per la celebrazione di questo anniversario, di questo centenario, e a queste celebrazioni si è unita anche Catania, meritevolmente si è unita Catania con la produzione di questa, con la riproposizione di questa Figlia del Reggimento, uno spettacolo di Zeffirelli del 1959, quindi stiamo parlando forse del più antico allestimento che oggi si ripropone ai tempi nostri, essendo stato il suo allievo principale, il braccio destro e sinistro per tantissimi anni. Abbiamo pensato di rigenerare questo bellissimo allestimento per appunto il centenario qui nel Teatro Massimo Bellini. Lo spettacolo è bellissimo, innanzitutto è pieno di colore, e poi vedrete le persone che verranno noteranno nel secondo atto veramente un accostamento di colori che è modernissimo e usato anche dai fashion designer importanti di oggi, quindi un impatto veramente molto forte, molto gioioso, molto brioso. E poi abbiamo un cast eccezionale, in primis con la protagonista Jessica Nuccio, e poi c'è John Osborne nella parte di Tonio, quindi il tenore, con l'aria famosissima e difficilissima, e lui è un super esperto, e Luca Galli che fa la parte di Sulpice. E poi tra l'altro Jessica debutta, Luca Galli nel ruolo di Sulpice debutta. Poi abbiamo due camei che sono rappresentati da Madeleine René, che fa la Marchise, con un'arietta aggiunta nell'ultimo atto, ed Ernesto Tomasini, che è un artista poliedrico fantastico, e anche lui farà un piccolo cameo. E in aggiunta c'è Francesco Palmieri, che fa Hortensius, anche lui è molto di casa qui, e quindi io ho lavorato molte volte con lui, e fa un personaggio veramente dettagliato. Tutto bellissimo. Per me è un ritorno qui al Teatro Bellini di Catania. Io sono venuto lo scorso anno per fare Dulcamara in Elisir d'Amore, e questo è un piacevole ritorno qui a Catania con un titolone, un ruolo che usualmente non si fa molto, però sono ben felice di debuttare perché è una bella sfida, è un ruolo importante, in francese, con delle parti recitate, un personaggio buffo, un personaggio energico, e quindi sono molto agitato ma allo stesso tempo contento di poterlo debuttare in un teatro come questo, con un cast molto molto importante, tra cui appunto c'è John Osborne, Jessica Nuccio. Questa regia è stata brillantemente ripresa dal maestro Gandini, che ha fatto un lavoro molto di fino, se si può dire, molto dettagliato, molto curato. Io ad esempio sono molto giovane perché ho 29 anni, ma ha saputo cucire tra virgolette il personaggio proprio su di me, sui miei panni, sulle mie movenze, e questo sicuramente è molto importante. È un lavoro che sicuramente in palcoscenico riuscirà a rendere ancora di più il personaggio. Quindi sì, c'è agitazione, perché comunque sia è molto bello lo spettacolo del maestro, nonostante abbia tra virgolette i suoi anni, l'allestimento è comunque fresco, giovane, scorrevole, è sicuramente un allestimento di grande impatto e che piacerà. Nel lontano 2012 iniziò tutto da un concorso, il Marcello Giordani, che poi mi ha aperto la strada verso quello che sarebbe stato il mio futuro, la mia carriera. Marie è sicuramente un bel ruolone, e poi in questa regia è incredibilmente Gian Burrasca, quindi una ne pensa e cento ne fa, è molto impegnativo sia dal punto di vista vocale che dal
dal punto di vista della recitazione, ed è una bella sfida e sono contenta di debuttare proprio qui in Sicilia, a casa mia. E sono anche molto molto contenta di cantare questo ruolo in questa regia stupenda di Franco Zeffirelli, proprio a 100 anni, questo è l'anno dei 100 anni dalla sua nascita. E mi diceva Marco Gandini che ha ripreso la regia e che l'ha rivitalizzata, diciamo così, rivista, e che Franco sarebbe stato molto contento di me, quindi mi fa piacere. Il mio personaggio è un personaggio, e allora, Tonio è un paesano bavariano, come si può dire, tiroliano, chissà, ma lui è un giovane uomo innamorato con un piccola donnina che era salvato la sua vita, e allora siamo caduti innamorati subito. Un ruolo nel mio repertorio che adoro è mostrare i miei talenti nella lingua francese, e talmente con lo stile bel canto sono qua per mostrarlo. Io sono il mio pittore, ecco, anche perché appunto dipingo nella vita, quindi in questo caso ho cercato di dipingere, è la seconda volta che lo affronto e mi diverte molto farlo. Non è dal punto di vista vocale è abbastanza carente come peso specifico, però scenicamente si fa valere e quindi ha evidentemente le sue caratteristiche ben delineate. È un'opera meravigliosa questa, è un'opera straordinariamente scritta bene, perché non è solo un'opera comica, ma è veramente un insieme di grande intuizione teatrale, musicale e teatrale insieme. È un personaggio un travesti, secondo la tradizione, è un personaggio che solitamente viene affidato o ad anziane cantanti d'opera che si vogliono divertire, che tornano un po' alle scene, oppure a uomini che interpretano questo ruolo, solitamente non cantando. Io sono una delle pochissime, credo la terza in 200 anni quasi, che canta nel ruolo, e quindi questa sera il mio cuore fa così, non vedo l'ora di andare in onda ed essere la duchessa di Krakentorp. E questa è la prima volta al Bellini, uno dei più bei teatri del mondo. Quello che conta per noi, soprattutto per noi che facciamo questo mestiere e giriamo il mondo, è il calore di chi ti accoglie. E in questo teatro praticamente ormai è una seconda famiglia, siamo tutti amici e ci vogliamo tutti bene, quindi è diventato casa. Io sono la mamma, la mère du régiment, sia per anzianità, perché diciamo ho una certa età, e poi anche perché alla fine, è uno spoiler, lo so, ma sono la madre della figlia del reggimento, quindi sto per diventare anche la suocera del reggimento. Una produzione che ha passato in tutti i grandi teatri del mondo, i costumi sono meravigliosi, vedrete anche quando entra il coro, i soldati, è un bel vedere. È un grande onore per me ritornare al Teatro Massimo Bellini di Catania, un teatro al quale sono legato da alcuni ricordi bellissimi, le recite di Norma. Io andai anche 2 volte in Giappone con i complessi del Bellini, e il Pirata, Bianca e Fernando, le varie Norma. È un ritorno veramente molto importante per me, ed è un ritorno particolarmente gradito, perché La Fille du Régiment è veramente un'opera straordinaria, un'opera di una bellezza incredibile, che si può annoverare senza problema tra i grandissimi capolavori donizettiani. E La Fille du Régiment manca da Catania esattamente dal 1981, per cui stiamo parlando di un lasso di tempo veramente importante, che spero che venga colmato con grande gioia del pubblico catanese.